Il colpo d'occhio degli spalti è quello di una domenica di campionato e anche il boato di fondo qua e là lo ricorda, ma è un diverso Beniamino delle Folle, quello che a metà pomeriggio di domenica 1 giugno fa esplodere di gioia lo Stadio Olimpico di Roma. Papa Francesco appare sul rettangolo verde in un tripudio di entusiasmo, quello acceso dai 52.000 partecipanti alla 37esima convocazione del rinnovamento nello spirito, per l'occasione allargata alle maggiori comunità del mondo carismatico. Quello che subito cattura i presenti è la grande familiarità di Papa Francesco con i riti, la gestualità, i canti dell'esperienza carismatica, realtà ben conosciuta in Argentina e lasciata prima del conclave, avendo assunto a livello nazionale il servizio di assistente spirituale del rinnovamento. Salvatore Martinez, presidente del Movimento in Italia, descrive l'Olimpico al Papa come un gigantesco cenacolo in attesa della Pentecoste e il Papa concorda. Voi, rinnovamento carismatico, avete ricevuto, dice, un grande dono dal Signore. Voi siete nati da una volontà dello Spirito Santo come una corrente di grazia nella Chiesa e per la Chiesa. Questa è la vostra definizione. Una corrente di grazia. Prima del suo discorso al Papa si erano rivolti un sacerdote, un giovane, una donna non vedente, rappresentanti di una umanità trasformata nell'anima dalla forza dello spirito, con la quale Francesco instaura un dialogo da cuore a cuore, come nel caso della famiglia che gli chiede di essere confermata nella fede. Ogni giorno abbiamo bisogno di quella forza che viene dall'alto, per quella forza che ci sostiene e ci aiuta a superare tutti gli attacchi del male verso la grazia dell'unità che è in famiglia. Le famiglie sono la chiesa domestica dove Gesù cresce nell'amore dei coniugi, cresce nella vita dei figli. E per questo il nemico attacca tanto la famiglia. Il demonio non la vuole. Il Signore benedica la famiglia, la faccia forte in questa crisi nella quale il diavolo vuole distruggerla. Papa Francesco non dimentica di trovare parole colme di tenerezza anche per i nonni, che definisce l'assicurazione della nostra fede, poi mette in guardia il rinnovamento nel suo insieme da alcune insidie, il pericolo dell'eccessiva organizzazione, oppure quello di diventare, dice, controllori della grazia di Dio. Tante volte il responsabile, a me piace di più la denominazione i servitori, di qualche gruppo o qualche comunità diventano forse senza volerlo amministratori della grazia, decidendo chi può ricevere la preghiera di effusione o il battesimo nello spirito e chi invece non può. Se alcuni fanno così, vi prego di non farlo più, non farlo più. Voi siete dispensatori della grazia di Dio, non controllatori. Il crescendo di Papa Francesco è trascinante. Cercate l'unità del rinnovamento, incita, fuggite le lotte interne e soprattutto conclude adorate Dio, il Signore, perché questo è il fondamento. Uscite nelle strade a evangelizzare, annunziando il Vangelo. Ricordate che la Chiesa è nata in uscita quella mattina di Pentecoste. Avvicinatevi ai poveri e toccate nelle loro carne la carne ferita di Gesù. L'ultima immagine è quella dello stadio che invoca lo Spirito Santo sul suo pastore, che si china ad accoglierlo, quasi come in quel 13 marzo 2013, quando il mondo scopriva lo stile umile di un nuovo Francesco.